Allora, dopo che abbiamo visto filtri biquadratici, ritorniamo a caso un pochino più generale. Come si fa a realizzare dei filtri con più di due poli? Allora, dunque qui il problema è un pochino più generico, perché chiaramente se so che il filtro deve avere due poli, insomma, i gradi di libertà in base al tipo di filtro che devo fare sono molto limitati. Quando posso avere un numero di poli maggiore di 2, chiaramente ho molti più gradi di libertà nella scelta del filtro. Vediamo un pochino com'è che ci si orienta. Immaginiamo di dover effettuare la progettazione, quindi ci chiedono di realizzare un filtro che abbia una certa funzione di trasferimento, oppure più in generale che abbia un certo set di proprietà, utilizzando quei parametri sintetici sulla funzione di trasferimento che abbiamo visto prima, cioè la banda soppressa, la soppressione l'attenuazione nella banda soppressa e così via. Quelle sono delle specifiche che mi vengono date, cioè delle richieste sul funzionamento del filtro, e in base a quelle io devo decidere che tipo di filtro e quindi dove stanno i poli, dove stanno gli zeri e quanti sono. Giusto? Il problema è, in generale, è una cosa di questo tipo. Prima mi vengono date le specifiche. Ho le specifiche sulla funzione di trasferimento, queste mi vengono date, sulla base di queste io devo determinare ordine del filtro e poi posizione di poli e zeri sul piano complesso. Guardate, questa è la cosa più difficile, perché poi una volta che so la posizione di poli e zeri sul piano complesso, da lì arrivare al circuito che realizza quella particolare condizione di poli e zeri, la cosa è abbastanza semplice, perché voi sapete in generale che una funzione di trasferimento di ordine n qualunque si può scomporre in funzioni biquadratiche o di ordine 1, perché posso prendere il numeratore, lo trasformo in prodotto di termini di secondo grado e di primo grado, il denominatore lo trasformo in termini di secondo grado e di primo grado e quindi poi tutta la frazione che rappresenta la funzione di trasferimento la riesco a scomporre nel prodotto di frazioni di secondo grado e di primo grado. A quel punto ciascuna di quelle so come farla con un filtro biquadratico. Va bene, quindi il problema circuitale, una volta visto come si fa un filtro biquadratico, è praticamente risolto. Rimane il problema iniziale, dove metto poli e dove metto gli zeri. Allora, in questo caso non si cerca di inventare molto in fase di progettazione, ma si fa riferimento a delle famiglie di polinomi note che mi dicono sul piano complesso dove sono posizionate le radici, quindi avrò un polinomio a numeratore, un polinomio a denominatore che appartiene a una famiglia nota, e sulla base della famiglia so per ogni ordine del polinomio dove sono le radici e quindi in quel modo scelgo la funzione di trasferimento. So questi polinomi che proprietà danno alla funzione di trasferimento da una parte e dall'altra parte so dove stanno i poli. Quindi spesso il problema si riduce in modo a una situazione un po' più semplice e più trattabile. Non devo scegliere il filtro, l'ordine filtro e la posizione poli e zeri, devo scegliere il tipo di polinomio che descrive il filtro
filtro, in modo più importante il denominatore, in modo secondario anche il numeratore, il denominatore è più critico, lì ci sono i poli, no? Quindi scelgo prima il polinomio, una volta che ho scelto, per dire meglio più che il polinomio, la famiglia di polinomi, una volta che ho scelto la famiglia dei polinomi, poi scelgo l'ordine e a quel punto automaticamente so dove stanno poli e zeri. Okay? Questo è come il problema si affronta dal punto di vista pratico, perché non posso stare ogni volta a inventarmi dove devono stare i poli e gli zeri. Io so che alcune famiglie di polinomi mi danno dei filtri con delle proprietà interessanti e quindi scelgo la famiglia. Quindi in pratica il problema viene più semplicemente risolto in questo modo: ho le specifiche sulla FDT, in base alle specifiche sulla FDT scelgo il tipo di filtro, cioè la famiglia di polinomi. Esempi di famiglie di polinomi. Una famiglia di polinomi molto frequentemente adoperata è la famiglia dei polinomi di Butterworth. Un'altra famiglia di polinomi molto adoperata è la famiglia dei polinomi di Chebyshev. Tra l'altro sono famiglie di polinomi nate per tutt'altro motivo rispetto a quello di realizzare funzioni di trasferimento, che però hanno delle proprietà interessanti. Una volta che ho scelto la famiglia del polinomio, scelgo l'ordine del filtro. E a questo punto abbiamo automaticamente ricavato i poli e gli zeri. Questi sono imposti. Scelto la famiglia dei polinomi, l'ordine del filtro, sono imposti poli e zeri. Non è più una scelta questo. Una volta che li abbiamo ricavati, dobbiamo semplicemente realizzare il circuito. Realizzare il circuito con filtri biquadratici. D'accordo? Perché una volta noti i poli e zeri, accorpiamo i poli a 2 a 2, no? Complessi coniugati a 2 in modo da fare filtri biquadratici e poi li sappiamo fare. Ok, questo è come si procede. Quindi di nuovo, anche in questo caso, come un po' abbiamo visto per i filtri, tutto si riduce al fatto di sapere, dal punto di vista pratico, no? Il progetto è al fatto di sapere quali sono i polinomi, le famiglie di polinomi di interesse, che proprietà hanno e quindi in base alle specifiche che mi vengono date, che tipo di famiglia di polinomi scegliere. No? E di nuovo, quindi molto si fa in base all'esperienza, alla conoscenza delle proprietà matematiche di questi filtri. Diciamo, il problema dal punto di vista pratico si riduce molto. Ora, anche noi in questo caso non vediamo tante famiglie di polinomi utili per realizzare filtri, a titolo, anche perché diciamo, nell'ambito di questo corso non faremo progettazione vera e propria di filtri, giusto dal punto di vista esemplificativo devo capire come funziona il processo, non dobbiamo fare una progettazione vera e propria, però verifichiamolo almeno in un caso e ci concentriamo sui filtri di Butterworth, cioè sui filtri basati sui polinomi di Butterworth. È una famiglia, ma probabilmente la più utilizzata, quindi è quella che vale la pena vedere insieme. Quindi noi parleremo adesso di filtri di Butterworth, che vuol dire filtri basati su polinomi di Butterworth.
Dunque, i filtri di Butterworth sono basati sui polinomi di Butterworth, in particolare è il denominatore, che è un polinomio di Butterworth. I polinomi di Butterworth sono polinomi con radici complesse, polinomi a coefficienti reali con radici complesse, con questa caratteristica. Vediamo un pochino. Se prendo un polinomio di Butterworth di ordine n, chiamiamolo bn di x, polinomio di Butterworth di ordine n, vale questa proprietà. Che se al posto di n metto j omega, il modulo quadro di bn di j omega è uguale a 1 più omega alla 2n. Questa è la proprietà principale del polinomio di Butterworth, da cui discende la posizione di poli e di zeri e anche i valori dei coefficienti. Quindi un polinomio di Butterworth è un polinomio a coefficienti reali, che se ha come argomento g omega, ha un modulo quadro pari uguale a 1 più omega alla 2n. Che caratteristica ha questo polinomio? Che vedete è crescente con omega e non solo è crescente, ma tutte le derivate fino alla derivata 2n sono positive, quindi non abbiamo nessuna ondulazione fino alla derivata 2n. Quindi dB Dunque, vediamo come deve essere fatto un polinomio per avere questa proprietà. È molto semplice da descrivere. Deve avere due condizioni diverse, se n è pari e se n è dispari. Se n è pari, bn ha come radici le radici 2n, 2n di meno 1. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che bn di x è uguale, no, vediamolo sul piano complesso. Come, dove stanno le radici 2n di meno 1? Mettiamo il piano complesso reale immaginario, facciamo il cerchio di raggio 1 e questo è il cerchio di raggio 1. Per esempio, se n è uguale a 2, sono le radici quarte, 2n di meno 1.
la radice meno 1 è qui, la prima radice quarta di meno 1 è questa, la seconda radice quarta di meno 1 è questa, la terza radice quarta di meno 1 è questa, l'altra radice quarta di meno 1 è questa. Lui ha le radici due ennesime di meno 1 a parte reale negativa, perché essendo bn deve avere soltanto la metà, deve avere soltanto n radici, quindi 2. Quindi prendiamo quelle a parte reale negativa. Quindi una e due. Quindi queste quattro sono le quattro radici di meno 1, le quarte di meno 1. Le due che stanno dentro il polinomio di Butterworth sono queste due. Perché questo equivale alla cosa che ho scritto prima? Perché vedete, io posso scrivere bn di x al quadrato come 1 più x alla 2n. Vedete, in questo modo il modulo quadro di b ha come radici le radici duennesime di meno 1. Quindi se al posto di x sostituisco j omega, allora x alla 2n è uguale a j alla 2n per omega alla 2n. Se n è pari, j alla 2 fa meno 1, se n è pari, meno 1 alla n fa 1. Quindi 1 più x alla 2n è uguale a 1 più omega alla 2n. D'accordo? Quindi, per avere la proprietà scritta prima, se n è pari, le radici devono essere le radici duennesime di meno 1, in particolare quella a parte reale negativa. Se n è dispari, e chiaramente la cosa non funziona, deve essere una condizione diversa. Se n è dispari, per soddisfare la condizione di prima, bn ha come radici le radici 2 ennesime, non di meno 1, ma di 1. Perché? Perché se faccio bn di x modulo quadro al quadrato e bn alle radici duennesime di 1, vuol dire che ho questa condizione qua. Vuol dire che posso scrivere modulo quadro di bn al quadrato in questo modo, così che quando x è uguale a una radice duennesima di 1, questo termine fa 0. Va bene? A questo punto, vedete, se x lo sostituisco con j omega, x alla 2n è uguale a j alla 2n per omega alla 2n, ma se n è dispari, j alla 2 fa meno 1, alla n fa meno 1 ancora, quindi viene meno omega alla 2n, e quindi quando al posto x sostituisco j omega, bn di j omega al quadrato, modulo quadro, mi fa 1 più omega alla 2n, che è la proprietà che avevo richiesto all'inizio. Va bene, quindi per avere quella proprietà sul modulo quadro di b, quando ad x sostituisco j omega, devo avere, quando n è pari, come radici le radici duennesime di meno 1, quando n è dispari, come radici le radici duennesime di 1. Dove sono le radici duennesime di 1? Facciamo un esempio sul piano complesso. Se n è uguale a
esempio, se n è uguale a 3, dove sono queste radici? Devo fare le radici seste di 1, quindi prendiamo prima il cerchio unitario, cerchio di raggio 1. Le radici seste di 1 dove sono? Beh, la prima radice sesta di 1 è questa, e poi tutte le altre sono separate di 2π greco diviso 6, quindi l'altra è questa, l'altra è questa, l'altra è questa, l'altra è questa e l'altra è questa. Quindi devo prendere quelle, le due ennesime di 1, a parte reale negativa, cioè queste tre. Tra parentesi mi lo scrivo a parte reale negativa. Dunque, questo è il polinomio di Butterworth. Ed è ovviamente tabulato, perché chiaramente io per ogni ordine so dove sono le radici, quindi so come sono fatti i coefficienti. Di solito c'è una tabella dove posso trovare tutti i coefficienti per ogni valore di n. Quindi mi interessa adesso sapere dove sono, poi nella pratica io so già i coefficienti. Allora, com'è che uso questo polinomio di Butterworth per realizzare un filtro? Per esempio, a che mi serve? Supponiamo che voglia fare un filtro passabasso, no? Filtro passabasso di Butterworth. Supponiamo che io voglia avere omega p come limite superiore di banda. Faccio così, cerco H di S, lo prendo uguale ad H0 diviso B di S su omega P. Quindi uso come denominatore un polinomio di Butterworth di ordine n, mettendo come argomento non x generico ma S su omega P. A questo punto vuol dire che quindi tutti i poli non saranno più di modulo 1, ma saranno di modulo omega p con questo cambiamento di variabile. E quindi il limite mi ba di banda mi viene quello che voglio. D'accordo? Guardate, se quindi questo lo faccio in questo modo. Semplicemente uso il polinomio di Butterworth come polinomio per costruire il denominatore. Quindi, se le radici del polinomio di Butterworth sono le radici di complesse di 1 di meno 1, stavolta mettendo al posto di x s su omega p avrò che le radici avranno tutte modulo omega p, ma la fase sarà quella delle radici due ennesime di 1 di meno 1. Ok? Chiaro? Se sostituisco al posto di S j omega, che cosa trovo? Usando le proprietà del polinomio di Butterworth, che h di j omega in modulo quadro è uguale al modulo quadro di h0 diviso, qui dovrei mettere 1 più x alla 2n, e qui mi viene S su omega p, anzi, omega su omega p alla 2n. Quindi quando omega è uguale a omega p, io ho che h di j omega p modulo quadro è uguale ad h0 al quadrato diviso 2. Quindi omega p è il limite superiore di banda a meno 3 dB. Perché a meno 3 dB il modulo è radice quadrata, è il modulo a frequenza nulla diviso radice di 2, no? Quindi esattamente quello che ho trovato qua.
L'altra cosa, la proprietà importante del polinomio di Butterworth è questa forma che ha il denominatore. Vedete, si vede molto bene che non ho nessun tipo di ripple perché il denominatore cresce sempre all'aumentare di omega. Quindi non posso avere ondulazioni, ho un andamento che è monotonicamente decrescente all'aumentare di omega, quindi non ho oscillazioni. Non c'è ripple. Questo si dice anche che è un filtro a risposta massimamente piatta. Filtro a risposta massimamente piatta. Si vede da come è fatta questa risposta che le prime 2n-1 derivate di h quadro per omega uguale a 0 sono nulle. D'accordo? Quindi è una cosa che uso un filtro basato sul polinomio di Butterworth quando voglio avere nella banda passante la risposta in frequenza il più possibile piatta. Senza ondulazioni, più possibile vicina a una condizione ideale. Ok? Questo è il motivo per cui, come vi dicevo prima, il filtro di Butterworth è in pratica il tipo di filtro basato su polinomi più utilizzato. Per esempio, penso per applicazioni audio è importante avere una risposta piatta se si vuole, e quindi per avere una deformazione minima, insomma, dell'audio. In quel caso lì mi conviene avere una funzione trasferimento che almeno nella banda passante non ha nessun tipo di oscillazione. Come è fatta la funzione trasferimento? Un filtro di Butterworth? Vabbè, come più o meno vi potete aspettare, se la traccio qua il diagramma di Bode, quindi scala logaritmica, ho una cosa del genere. Se questo è omega p, questo è h0, in dB, questo qui supponiamo che sia 3 dB sotto, ho questa cosa che il filtro di ordine 1 fa così e poi passa da qui e poi va giù con pendenza di meno 20 dB per decade. Filtro di ordine 2 fa così, passa dallo stesso punto, però ci passa con pendenza di meno 40 dB per decade. Quindi questo è n uguale 1, questo è n uguale 2 e il resto ve lo potete aspettare. Questo è n uguale a 3, avrò meno 60 dB per decade e poi gli altri non riesco più a disegnarli, ma in pratica all'aumentare dell'ordine del filtro mi diventa sempre più ripida la pendenza. Quindi in pratica io scelgo il polinomio di Butterworth sulla base del fatto che mi è richiesto nessun ripple, quindi risposta piatta, e poi scelgo l'ordine del filtro sulla base di quanto voglio la banda di transizione. Più alta la prendo, più va giù rapidamente la funzione di trasferimento. Come vi dicevo, quindi l'unica scelta vera che devo fare, quindi il tipo di filtro dipende veramente, diciamo, la scelta di Butterworth cade se mi viene richiesto nessun ripple, e poi l'ordine di filtro sulla base di quanto ripida deve essere la transizione. Facciamo un esempio numerico, no? Supponiamo che ci venga chiesto un esercizio di questo tipo. Di realizzare un filtro con queste specifiche.
esempio, ci dice realizzami un filtro passa basso. Con ripple nullo. Beh, abbiamo fatto solo questa famiglia, quindi non è che possiamo scegliere molto, però con ripple nullo, con limite superiore di banda per esempio 20 kHz. Con attenuazione della banda bloccata di 1000, maggiore di 1000, e una banda bloccata che parte a 40 kHz. Quindi questa è una specifica su quei parametri sintetici, no? In pratica che cosa ci viene chiesto? Ci viene chiesto una cosa del genere, che se questa è omega e questa è K0 in dB, qui deve passare, a un certo punto qui c'è FH a 20 kHz, qui c'è FB che è 40 kHz, questa è l'attenuazione della banda bloccata, chiamiamola A, che è 1000, quindi è maggiore di 60 dB, e che è questo, e ci dice in pratica che da FB in poi l'attenuazione deve essere maggiore di 1000, quindi deve passare qui sotto. Quindi a FB la funzione di trasferimento deve valere meno di un millesimo del valore frequenza nulla. Quindi la funzione di trasferimento in J, chiamiamola così, la funzione di trasferimento in FB, in modulo quadro, deve essere minore della funzione di trasferimento in 0 diviso 1000. Questo vuol dire le ultime due condizioni. Va bene? Allora, com'è che facciamo? Dunque, in base a quello che vi ho detto prima, ci viene richiesto un ripple nullo, quindi dobbiamo per forza scegliere un filtro. È l'unico che offre il ripple nullo, il filtro di Butterworth. Quindi, ripeto, stavolta l'esercizio è un po' fittizio perché non è che abbiamo tanta scelta per il tipo di polinomio, abbiamo visto soltanto quello, ma insomma, tanto per capire. Il ripple nullo mi specifica il tipo di filtro, quindi Butterworth. A questo punto devo decidere l'ordine. Ok? Quindi svolgiamolo un attimo, quindi 1 ripple nullo implica il filtro di Butterworth. Di che ordine? Allora io devo fare questa operazione qui, io so che H di omega B della banda bloccata in modulo quadro, e come è fatto un filtro di Butterworth, è del tipo H0 al quadrato diviso il polinomio di Butterworth di ordine n alla omega b su omega h, tutto in modulo quadro. Questo è H0 diviso, questo vale 1 più omega b su omega h alla 2n. Questo per la proprietà del polinomio di Butterworth, d'accordo? Nel mio caso omega b era 40 kHz, no? 2 pi greco per 40 kHz, omega h era 20 kHz, quindi questo rapporto qui fa 2, d'accordo? Quindi qui ho h0 al quadrato diviso 1 più 2 alla 2n. Quindi la seconda specifica mi dice che 1 più 2 alla 2n deve fare più di 1000.
anzi, non più di 1000, era più di 1000 al quadrato, no? Perché il modulo di H era, avevo scritto qui, no, no, la banda bloccata maggiore di 1000, ho sbagliato qui a scrivere, scusate, il vuol dire che sul modulo è maggiore di 1000. Quindi sul modulo quadro viene 1 milione e quindi qua devo mettere 1 più 2 alla 2n maggiore di 1 milione. Ok? Quindi a questo punto posso ricavare qual è il valore di n minimo che mi garantisce questa condizione. Quindi devo fare 2 alla 2n maggiore di 1000, quindi 10 alla 6 meno 1. Qui devo fare quindi 2 alla n per logaritmo di 2. È maggiore del logaritmo di 10 alla 6 meno 1, quindi 2 alla n deve essere maggiore, diciamo, logaritmo in base 2 di 10 alla 6 meno 1. Se vogliamo, logaritmo di 10 alla 6 meno 1 diviso logaritmo di 2. Facciamo così, è meglio lavorare sui logaritmi naturali. Quindi facciamo così, maggiore di logaritmo di 10 alla 6 meno 1 diviso logaritmo di 2. Quanto fa questo rapporto? 19? 2,93. Ma che cos'è quello? Quindi per ottenere una cosa del genere devo fare un filtro di Butterworth di ordine 10. Facciamolo. Guardate, filtro di Butterworth. Allora, Wikipedia. Lo trovo anche lì il polinomio. Torno indietro. Vediamo un po' se ci sono. Ah, non c'è invece. Forse c'è su quella in inglese. Eccole qua. Vedete? Volevo arrivare qui. Non, quello di ordine 10 non lo vedo qua. Vedete, in pratica, qui mi vengono dati i polinomi. I polinomi sono già, come si conviene, raggruppati in termini di secondo grado. Qui mi viene dato, ora ho preso una cosa a caso, mi viene dato il polinomio di ordine 8 al massimo, vedete, sono già raggruppati. Quindi una volta che io conosco, per esempio, per il denominatore del decimo ordine, i 5 temi di secondo grado che mi costituiscono il polinomio, io posso raggrupparli in, so che non ho zeri perché è un filtro passabasso, quindi ho 10 poli, tutti a coppie complessi coniugati e quindi posso realizzare 5 filtri biquadratici di tipo passabasso, ciascuno con quella coppia di poli e li metto tutti e 5 in cascata. Ok? Quindi la parte di realizzazione del circuito è abbastanza automatica, la parte di decisione dove stanno poli e zeri, anch'essa è automatica, che deriva tutto dalla scelta dei polinomi dell'ordine dei polinomi.